fino adesso ha condotto egregiamente la commissione, però non ci parli per favore di problemi formali. Racconto da un piccolo scoop alle commissioni riunite. Sabato abbiamo viaggiato in aereo con il presidente Schifani, amico del presidente Cecchitto. Noi seconda, anche suo chiaro, noi seconda classe, Schifani davanti. Tra l'altro io sono alto 1,91, che stavo molto più scomodo del presidente Schifani. Allora, perché il presidente Schifani deve prendere la prima classe e noi la seconda? Perché ogni qualvolta andiamo a prendere un biglietto aereo, noi deputati della Repubblica, deputati e senatori della Repubblica, prendiamo la seconda classe? Dato che stiamo raschiando il barile, e il sottosegretario Giro lo sa perfettamente, interventi del genere non sono affatto formali, ma sono sostanziali. I deputati, i parlamentari e i diplomatici e chiunque lavori per le istituzioni, essendo onorato di lavorare più che onorevole, dovrebbe aiutare appunto il sistema a spendere di meno. E dato che chiudiamo, ribadisco, gli istituti di cultura per 2 milioni di euro, oppure non abbiamo i 100.000 euro da investire a sostegno di una determinata missione, perché comunque ridiamo tutti, perché evidentemente siamo tutti abituati a prendere la prima classe, l'onorevole qua, il filetto a pelle verde e compagnia bella. Ecco, i cittadini italiani non sono tutti abituati a prendere la prima classe, per cui sono provvedimenti sostanziali. Ricordo anche che il capo dello Stato, l'innominabile, è anche stato soggetto a critiche del genere rispetto anche ai rimborsi dei biglietti aerei quando era deputato, se non sbaglio, appunto al Parlamento europeo. Parlamentare al Parlamento europeo. Per cui vi invito a riflettere sul fatto che se siamo in tempi di crisi totale, occorre iniziare noi a tagliare per primi. Il Movimento 5 Stelle sempre viaggia in seconda classe, si viaggia bene, comodamente, anche se non ti danno il prosecchino come in prima classe, e lo possiamo fare tutti quanti. Per cui vi invito tutti quanti a riflettere su questo emendamento, sono provvedimenti sostanziali e non formali. Grazie Presidente. Grazie a lei. Allora, metto l'ultimo emendamento 6.10.